È tantissimi mesi che non faccio un video riguardante la cosa che più mi preme cioè di raccontare su YouTube, ovvero parlare della malattia, aggiornarvi di come sta andando, perché so che è un argomento utile, perché so di aver, tra virgolette, aiutato tante persone a capire tante cose, so che tante persone si sono identificate in quello che erano i miei sintomi, quello che provavo. Ed è sempre stata una cosa che mi è piaciuto fare, no? Su YouTube, oltre a fare video su cazzate, insomma, giusto per divertirsi. Però mi rendo conto che adesso è veramente tanto che non faccio un video di questo genere e che effettivamente è tanto che non vi aggiorno su come sto, su come sta andando la terapia, su come sta andando in generale il mio stato di salute. E quindi credo che sia arrivato il momento di raccontarvi un po' a cuore aperto quello che sta succedendo in questo periodo, ecco. Giusto stamattina stavo guardando un video dell'anno scorso, in cui vi raccontavo, del fatto che ero peggiorata, del fatto che avevo fatto dei giorni in ospedale per fare le cure di cortisone, e mi è servito tanto vedere quel video. Perché ho proprio riassunto al 100% come mi sentivo in quel momento e vorrei cercare di fare la stessa cosa adesso, riassumendovi un po' quest'anno invece. Quel video l'ho fatto tipo a marzo del 2015, un pochino dopo vi ho tenute aggiornate, ma poi ho lasciato un pochino andare la faccenda, ecco. Quindi vorrei un attimino riaggiornarvi e se poi avete domande, se avete delle curiosità su questa cosa, come al solito sapete che qui sotto potete scrivere quello che volete. E l'unica cosa, scusate, sapete che io la voce la perdo sempre nei video. Anche questa cosa vorrei capire perché non ho mai voce. Comunque, se avete qualche domanda, qualche informazione, se mi scrivete su Instagram, io lì di solito rispondo sempre. Qua su YouTube, a meno che proprio non sia una domanda mirata, ammetto che non sempre riesco a rispondere. Ad ogni modo, cosa è cambiato in questo anno? In questo anno essenzialmente le cose sono andate, diciamo, sul ni. È stato un alto e basso. È un periodo un po' di alti e di bassi. Ci sono stati momenti in cui ho pensato che, non lo so, che fossi peggiorata, quindi che avessi avuto anche lei un peggioramento della malattia, ma dopo un paio di settimane questi sintomi si sono andati a affievolire e quindi ho chiaramente pensato che era un periodo di stress, un periodo, insomma, magari in cui ho lavorato tanto, in cui cambi di temperatura. Noi dobbiamo sempre fare i conti anche con queste cose. Però il tuo fisico sa quando veramente c'è bisogno di un campanello d'allarme oppure quando è una cosa che si può aspettare. E io in quel momento ero sul chi va là, del tipo ero in bilico tra il si può aspettare e il chiamiamo il neurologo. Ho deciso di aspettare e appunto poi sono stata meglio, quindi è andato tutto bene. Non ho risonanze in corso, nel senso che ora il prossimo controllo ce l'avrò a novembre, quindi dovrà ancora passare un po' di tempo prima di confermare al 100% che vada tutto bene. Ma la notizia è che se quest'ultima risonanza andrà bene, diciamo che ci saranno meno risonanze, quindi invece di una volta all'anno, credo che sia più o meno, magari la farò una volta ogni 2 anni, credo, da quello che ho capito. Non che mi entusiasmi molto la cosa, perché insomma il dottore dice che va tutto bene, che si può pensare ad allungare il tempo tra una risonanza e l'altra, ma non mi sembra che io nelle risonanze, insomma, siano state sempre belle. Cioè, io in ogni risonanza che ho fatto c'era sempre un peggioramento rispetto a quella prima. Se non, cioè, anche se minimo, ma comunque c'era. Però
Per cui io non sono molto d'accordo su sta cosa, ma non lo so, mi fido dei dottori. Ad ogni modo, cioè, l'ultimo peggioramento con cortisone l'ho avuto l'anno scorso, ora non so se lui se l'è dimenticata questa cosa, ma ora venirmi a dire che va tutto bene, che posso fare la risonanza una volta ogni 2 anni, non lo so, mi puzza un po' questa cosa qua, del tipo che ci sono i tagli e quindi anche le risonanze non si possono più fare in modo frequente come adesso, io la vedo così. Ad ogni modo vorrà dire che se c'è un men che minimo campanello d'allarme andrò direttamente al pronto soccorso. Cosa devo fare? Comunque, diciamo che sì, sono stanca, diciamo che ci sono stati dei periodi proprio intensi come l'ultimo appena successo è la prima settimana di luglio, quindi col fatto dei saldi, ho fatto degli straordinari e ho lavorato tanto e il viaggio comunque da andare a Milano e tornare da casa mia è lungo e diciamo che ha pesato questa cosa. Diciamo anche che il mio dottore non è contentissimo di questo mio lavoro, o perlomeno lui dice che dovrei ogni tanto staccare. Il problema è che io fino a dicembre non ho ferie adesso, quindi a meno che io non stia male da dover dire sto a casa, però per il resto io devo lavorare, quindi diciamo che devo resistere e non strafare quando posso, ecco. Poi, come sapete, ognuno conosce il proprio fisico e tutti sappiamo qual è il limite che possiamo raggiungere. Per il resto, diciamo che va tutto abbastanza nella norma. Il fatto della nuova terapia, e tanti me lo chiedete anche questa cosa, quindi che terapia sto facendo al momento? Io al momento sto facendo delle pastiglie. Ormai è... Quanto tempo è che non... Ormai sono anni che non faccio più le punture, perché in teoria le ho cambiate da poco. Ma io già da un anno non facevo più terapia, come sapete, quindi sono già più o meno 2 annetti che io non tocco aghi e siringhe, per fortuna. Però diciamo che questa nuova terapia non mi sta dando una vita facile, perché appunto mi dà sempre degli effetti collaterali che mi stanno sul cazzo, posso dirlo. E Luca mi dice sempre che sono stupida, nel senso, non stupida come persona, che dovrei essere contenta di non fare più le punture, di essere passata le pastiglie. E ha ragione, cioè, veramente Luca ha ragione su questo. Il problema è che sono sempre legata a qualcosa che mi dà degli effetti collaterali che mi fanno star male. Ed è una cosa psicologica, lo so, nel senso di dire, non può esserci una pastiglia che io prendo e che non mi faccia star male ogni volta, punto di domanda, non c'è al momento e quindi mi sta sulle palle che io ogni volta prendo la pastiglia, sto male e mi ricorda il fatto che ho questa malattia, è tutto una cosa contorta mentale e quant'altro. Ad ogni modo, comunque, è un periodo positivo. È un periodo in cui quello che voglio di fare faccio. Non ne sto parlando tanto della mia malattia ed è anche per questo che su YouTube credo di non averne più parlato. Perché appunto sto cercando di non pensarci, perché alla fine ci convivo ogni giorno con questa cosa e perché anche con i miei colleghi è uscita questa cosa, perché tra chi è nata mi ha trovato su YouTube e quindi l'ha scoperto, tra chi è uscito il discorso parlando, tra chi sapendo che ero con le categorie protette mi ha chiesto esplicitamente cosa avessi, quindi in tanti anche al lavoro da me sanno che io ho questa patologia e non che questo influisca con la mia vita lavorativa, è assolutamente. Però a volte mi rendo conto che non so come spiegarvi, come se io fossi sempre un gradino sotto, perché so che il mio limite non è lo stesso tuo,
ti do del tuo, tu che guardi dall'altra parte, cioè non so come spiegarmi. Mi rendo conto che esattamente quello che fai tu io non posso farlo, ma questo ormai l'ho accettato da tempo e devo solo imparare a dire a volte un no, ma non parlo del lavoro, parlo della vita in generale. Quando mi viene chiesto di fare troppo e io so che quel troppo non posso farlo, devo imparare a dire no. E non perché non ho voglia, ma no, perché non ce la faccio. E come il discorso di prendere il sole a mezzogiorno, e se io dovessi prendere il sole a mezzogiorno alle 2, mi alzo dal lettino che ti crollo per terra e probabilmente non vedo niente per 10 minuti, cosa che magari succede anche a voi se lo fate, magari a voi dura un minuto, a me ne dura 10. Però ecco, dato che ho capito quali sono i miei limiti, cerco in tutti i modi di rispettarli, ecco, di rispettare anche quello che è il mio fisico alla fine. E quindi niente, questo è un po' il riassunto di quello che è successo quest'anno, quindi un anno abbastanza tranquillo, sempre con qualche punta di, dico peggioramento, ma tra virgolette, ci sono delle giornate no, perché ci sono. Però ecco, si va avanti come ho sempre fatto, ecco. Nulla, seguitemi sui social se ancora non lo fate, su Instagram soprattutto perché pubblico tutto lì. E se avete qualche domanda, qualche video di richiesta anche più specifico su questo argomento, scrivetemelo appunto su Instagram o su Direct, così vi rispondo direttamente. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!